Ma che diamine? Buondì e benvenuti a questa nuova puntata di Frismas with the Coach. E oggi andiamo a dire buon compleanno Doom, 30 anni di un gioco che è sempre sulla cresta dell'onda. Io sono Coach e sto facendo un'iniziativa chiamata Frismas with the Coach assieme agli Adventures. Porteremo un gioco dal 1 al 24 di dicembre. Oggi è il 10 dicembre e quindi 30 anni fa è uscito il primo episodio shareware di Doom, che potete giocare liberamente. Ma oggi andremo a vedere qualcosa di leggermente diverso, perché per l'appunto porto un gioco gratuito da ogni giorno e Doom penso che lo conosciate, e quindi voglio portarvi la sua riedizione open source. Il motore di Doom è stato reso open source, gli suoi asset, cioè musica, livelli, mostri, armi, non proprio. E quindi se voi prendete, rimiscelate un po' tutto, potete farvi il vostro Doom personale con Blackjack e Squillo di Lusso, che normalmente ha bisogno del Doom originale, ma non in questo caso. Eccolo qua, il sito di Free Doom, il countdown è partito, manca poco tempo, qua lo potete scaricare Free Doom 1 e Free Doom 2, oltre a Free Deathmatch, se volete giocarlo assieme ai vostri amici, legnandovi come dei malati, e oggi proveremo Free Doom 1. Eccolo qua. Sta girando su un motore chiamato... Allora, sostanzialmente Free Doom esce con un pacchetto .wad. Vi serve un programma per farlo girare. Potete farlo con GZ Doom. Potete farlo con vari motori. Quello che sto usando io è PR Boom Plus, che attualmente è stato lasciato un po' da parte e viene utilizzato al suo posto altri motori. Comunque utilizziamo questo. Il tempo sta per scadere, quindi voglio assolutamente provarlo. E quindi andiamo. Premetto che gli effetti sonori non mi fanno impazzire di questo gioco. Le musiche più o meno ci siamo. E proviamo sull'equivalente di Ultra Violence. Mi fa ridere che tira i pugni a questa altezza. Però usa sempre il guanto anche lui, bravo. Pa 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 pa. Il classico segreto della porta dietro di noi che si apre, nah, eh? Oh, i zombie man a torso nudo, perché siamo poveri o perché siamo molto fighi. Qua non c'è niente, quindi apriamo la porta. AGM, da non confondersi con l'equivalente ATM. Friendly fire. Oh, abbiamo un po' di armatura. Questo che cos'è? Ah, aid. Questo è l'equivalente dell'imp, che è una sorta di... Cosa diamine è? Villa. Una sorta di seppia pettinata molto bene. Anche il personaggio è bruno. L'effetto sonoro del segreto è esattamente lo stesso. Mi piace il fucile a pompa, eh. Ai! Invece di avere il sergeant abbiamo un qualcosa di molto più cyberpunk. Eccola qua. La motosega. Di Freedom. Sega circolare. Carina. Eia! I zombie sardi. Eia! Box of ammo. Caro vecchio segreto dietro la cascata non c'è. Aio, questo ha fatto malissimo. Fa uscire sangue dal naso. Eccolo, un altro delle seppioline.
Non ci lascia giù neanche il nero di seppia, maledette. Questo muro sembrava troppo un segreto per esserlo. Di qua niente. Salve. Ho fatto una piccola run prima di venire qua. E qua abbiamo la Mega Sphere, che qua è l'Overdrive Sphere. Ma va bene lo stesso. Quasi tutti i mostri. Mi manca un segreto. Ma penso che ci smazzerei. Allora, non mi fanno impazzire tutti gli asset delle armi. I mostri... Dai, qualcuno è carismatico, dai. Qua vedo una porta. Questo è la fine del livello. Non fa il ghigno strano sto tizio quando usa la motosega. E vabbè, finiamo il livello, dai. Peccato per quel 66% di segreti. Tunnel di filtrazione. Loro sono lì tranquilli. Dicendo non disturbiamoli. Che mestrone non c'è qua. Che è che mi ha colpito? Se sbaglio questi ti possono anche graffiare da vicino, però meglio non verificarlo. Bello questo, molto claustrofobico. Sto dicendo, meglio non sprecare troppe munizioni del fucile a pompa, ma per fortuna... Double barrel shotgun. Un altro fucile a pompa. Beh, per ora non è neanche troppo difficile. Tenendo conto che è ultra violence, o forse perché sono abituato io a giocarlo a livelli abbastanza complicati. Però la chiave rossa qua. La chiave rossa si piazzava lontano e il sole brillava di luce non vera. Siamo all'inferno. Free inferno però. In questo frangente. Di qua. Oh, questo è l'equivalente dei pinky. Casually approaching Doom Guy. Lì non c'è niente. Qua ce l'abbiamo la blu pass card. Quindi questo no. Dov'era la porta blu? La porta blundata. Abbiamo già scoperto tutti i segreti. Benissimo. Sento qualcuno respirare pesantemente, per favore dategli una golia, qualcosa del genere. E qua sotto? Oh, sono qua sotto. Come Underalls.
Bello questo passaggio. E questi erano veramente invisibili. Mi hanno anche sgranocchiato mezzo. Ok, dove esco adesso? Di qua? Salve, mi sono spaventato. Dannati jumpscare. Ok. Come faccio a vedere quelli invisibili? Giustamente non li vedo, sono invisibili, però un po' fastidioso. Eia! Eccolo la chiave rossa. Abbiamo ucciso quasi tutti. Però stavolta qualche botta l'abbiamo presa. Ok, forse non è la musica più ispirata, però ci sta, dai. Non è malvagia. A differenza dei nostri avversari, quelli sì che sono malvagissimi. E qua qualcuno ha passato un brutto quarto d'ora. Qua c'è la chiave gialla addirittura. Per andare verso l'uscita. Dove il diamine è la porta rossa? Non me la ricordo più. Qua. Ma ho la chiave rossa. Non è un buon presagio, eh? Non mi farete cittare anche qui, vero? Ok, richiede una scheda gialla, ma io ho quella rossa e non posso passare dalla porta rossa. Che penso sia questa. Qualcuno mi ha giocato un tiro mancino. Sì, ci sono dei forti rimandi a Underworlds, che è il secondo livello di Doom 2 qua. Oh, adesso l'abbiamo aperta sta roba. Ok, non... Cioè, davvero non riesco a vedere niente. Beh, direi che visto che mancano 10 secondi, direi che... Carino, carino! Potrei anche portarlo prossimamente, dai, in live. 3, 2, 1... PAM! Fine della prova. Quindi, io direi... Grazie a tutti per essere passati, ancora buon compleanno Doom. Grazie John Romero e John Carmack e tutti gli altri della ID Software per averci portato questo capolavoro, sì, anche Sandy Peterson, grazie, e ci rivediamo alla nuova puntata con Frismas with the Coach. A presto!